Dopo Agrigento è stata inaugurata a Palermo dall'imprenditore agrigentino Luca Naso e dalla socia Michela Luppo una nuova agenzia di gabetti immobiliare, il servizio di Gaetano Ravanà. L'imprenditore Luca Naso, pronto a una nuova sfida. Sabato scorso è stato inaugurato anche un centro gabetti a Palermo, in un mercato più ampio, dopo il successo ottenuto nel capoluogo di Agrigento. Perché? Allora, tutto è nato da una proposta fatta direttamente dall'azienda, dalla Gabetti. Visto i risultati che avevamo ottenuto in termini di servizi erogati qui ad Agrigento, mi è stato proposto di aprire anche a Palermo, che oltre ad essere un'agenzia tradizionale, è investita anche dalla partecipazione dell'azienda. Loro le chiamano agenzie corporate, sono circa 25 in tutta Italia, questa è la prima in Sicilia e quindi mi è stato proposto di fare questa Parto. nuova agenzia. Considerate che corporate cosa vuol dire? Significa la presenza territoriale direttamente dell'azienda in loco, con l'erogazione non solo del servizio di mediazione retail, quindi abitativo, ma di tutto quello che è il mondo immobiliare, quindi industriale, alberghiero, uffici e frazionamenti e cantieri. Da qualche anno le agenzie immobiliari si sono un po', diciamo, evolute, no? Prima magari si contattava soltanto l'acquisto della casa, adesso invece siete più vicini al cliente. Sì, all'interno delle nostre agenzie oggi il cliente può trovare tutti quelli che sono i servizi del mondo immobiliare, ovvero entrando da noi, oltre alla consulenza per l'acquisto, possono avere la consulenza relativamente all'acquisto del mutuo, peraltro anche se non dovessero acquistare con noi possono aver erogato questo servizio, hanno la possibilità di attivare le utenze luce e gas comune che sembra una società del gruppo Gabetti. E hanno la possibilità di avere tutelato tutto quello che è il patrimonio immobiliare, quindi con le assicurazioni, per il tramite di assicurare che è un'altra società del gruppo Gambetti. Senta, il mercato ad Agrigento com'è? Com'è andato negli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva? E se si è già fatto un'idea sul mercato palermitano? Allora, il mercato di Agrigento diciamo che è abbastanza dinamico nel numero delle compravendite, anche se ancora i prezzi non tendono a salire. Peraltro, dico questo, è stato anche causato per l'aumento dei tassi dei mutui, perché oggi la clientela che si affaccia all'acquisto della casa ha meno possibilità di spesa, in quanto essendo aumentati i tassi la rata ovviamente è più alta. Nonostante questo, dicevo, il numero di compravendite è abbastanza stabile e positivo. Per quanto riguarda il mercato di Palermo, stiamo parlando di una città che l'anno scorso è stata la prima città in Italia per numero di transazioni immobiliari. Quindi mi auspico e mi auguro soprattutto che lì potremo fare anche meglio di Agrigento. Da impiegata di Gabetti di Agrigento a socia proprio di Luca Naso in questa nuova avventura palermitana, cosa ti ha spinto a ciò? Ormai sono già 7 anni che lavoro con Luca, siamo una coppia lavorativa ben rodata e quindi anche la fiducia che ho nei suoi riguardi mi ha portato poi comunque a diventare socia in questa nuova avventura. È stata una gavetta lunga, sono entrata da semplice coordinatrice, poi direttrice qui ad Agrigento e adesso socia lì a Palermo. Senti che Spero e mi auguro di riportare anche a Palermo la stessa armonia che c'è qui ad Agrigento. cosa ti aspetti proprio da questa nuova avventura? Spero e mi auguro di avere noi, io, Luca e l'agenzia lì a Palermo, un grande successo e comunque sia di diventare un punto di riferimento sia per il cliente, il semplice cliente che cerca la casa come nido, ma anche per imprenditori e
di essere un punto di riferimento appunto lì a Palermo. C'è un po' di timore sul mercato immobiliare per questo continuo aumenti di mutui da parte della BCE, come preannunciato poco fa anche il tuo socio. Allora, la paura c'è, però si deve pensare comunque sia che l'immobile, anche la casa, è un bene primario, quindi chi anche come me farà dei sacrifici e comprerà casa. Quindi C'è sempre quel motto che per l'italiano quello che conta principalmente è proprio avere un'abitazione, no? infatti.